trovati. Se questa è la prima volta che passi di qui, benvenuto, il mio nome è Nicole e questo è Unicorn Seed Cookies. Oggi porto sul canale una ricetta dedicata a San Valentino, dolce dolce, tenera e super super golosa. Si tratta di un cupcake al cacao nel quale nasconderemo all'interno un bacio perugina, lo decoreremo con la crema al cioccolato e poi per renderlo ancora più goloso aggiungeremo un bacio perugina in superficie. Qualche cuoricino di zucchero e il nostro cupcake di San Valentino è pronto. Andiamo subito alla ricetta, così dopo ti racconto tante informazioni utili. Allora, perfetto, cosa facciamo? Versiamo 135 g di zucchero muscovado, che è lo zucchero che ti faccio vedere in tanti miei video. In alternativa usa zucchero di canna. 65 g di olio di semi e montiamo fino a far amalgamare. Ci vorranno 30 secondi, giusto il tempo di farli unire. Ok, a questo punto aggiungo un uovo medio. Ora l'uovo è stato assorbito, aggiungo 35 g di caffè, amalgamo. Aggiungo mezzo cucchiaino di estratto di vaniglia. Setaccio all'interno 25 g di cacao amaro. Ora 40 g di yogurt naturale. E ora che anche questo sia amalgamato, aggiungiamo un pizzico di sale, mezzo cucchiaino, con i misuratori americani vengono misurati, però sono diciamo 2,5 g di bicarbonato di sodio, poi 95 g di farina 00. Perfetto! Ora portiamo vicino e assicuriamoci che non ci sono grumi. Considera che se non vuoi usare il caffè, che tra l'altro non donerà sapore di caffè, serve solo per enfatizzare il sapore del cacao, se non lo vuoi mettere, metti la stessa quantità di acqua, quindi 35 g. Ora, qui ho la mia teglia nella quale ho già preparato i pirottini, ne ho messi un po' blu e un po' bianchi perché voglio vedere qual è l'effetto e alla fine riprendono un po' il colore del bacio perugina. Allora, diciamo che potresti farne di meno, ma visto che in questa ricetta c'è solo un uovo, so che magari potrebbero essere un po' troppi cupcake per festeggiare San Valentino, tipo se siete in due magari diventa un po' generoso, però cosa potresti fare? Magari fanne 4 in versione San Valentino con dentro il bacio e i restanti li fai semplicemente al cacao e li puoi congelare per una futura un futuro festeggiamento, una futura colazione, insomma quello che vuoi tu. Ora mettiamo alla base un cucchiaio generoso di impasto, secondo me dovrebbero venirne tra i 7 e i 9, ora vediamo. Allora, teniamoci intanto 6 come numero di riferimento, metto un cucchiaio diciamo abbondante di impasto in 6 cupcake. Ora andiamo ad aprire i nostri baci. Dovremo cercare di non mangiarli e lo mettiamo al centro. Vediamo cosa c'è scritto. È difficile guarire di colpo da un lungo amore. E c'ha ragione. Allora, tac. Ora andiamo a coprire con un altro cucchiaio di impasto e lo facciamo anche sugli altri. Perfetto, i miei cupcake sono pronti, in realtà ho messo il bacio in solo 4 di loro e me ne sono usciti 7, 3 con il bacio, 1, 2, 3, 4 con il bacio e 3 senza. Ora andiamo in forno preriscaldato, l'abbiamo acceso all'inizio prima di metterci all'opera, 180 gradi statico per circa 14 minuti, poi li controlliamo con lo stecchino per vedere se sono cotti. Andiamo!
Ecco qui i nostri cupcake, hanno cotto nel mio forno per 16 minuti. Fatti dire un appunto in merito alla prova stecchino. Quando fai la prova stecchino normalmente nei dolci vai nel centro, no? E arrivi fino in fondo. In questi, visto che c'è il cioccolato all'interno, il cioccolatino, che nel momento in cui andrai a sfornare il cupcake è un po' sciolto, no? È caldo. Se tu andassi così, andresti a toccare il cioccolatino e lo stecchino tornerebbe fuori sporco, ma la parte esterna del cupcake non riusciresti a capire se è cotto o no. Quindi, in questi casi, se hai messo un cioccolatino all'interno, qualunque esso sia, vai lateralmente, tipo qua, e infila lo stecchino. Se torna pulito lì fuori, vuol dire che il cupcake è cotto. Bene, facciamo raffreddare e prepariamo la crema nel durante. Io mi ero già avvantaggiata in realtà, questa è la mia crema al burro al cioccolato che trovi qui sul canale, ti lascio il riferimento qui sopra e poi nel box sotto al video, l'avevamo già vista in passato, ho fatto metà dose rispetto a quella che vedi sul video originale, quindi dovrai utilizzare 100 g di burro morbido a temperatura ambiente, 100 g di zucchero a velo, 25 g di acqua bollente, mezzo cucchiaino di estratto di vaniglia e 50 g di cacao amaro. Questa è la crema che otteniamo, come vedi compatta e morbida, considera che la crema al burro appena fatta ha struttura, ma poi una volta messo il cupcake in frigo diventerà un po' più duro. Quindi quando andrai a servire i cupcake conviene sempre tirarli fuori dal frigo un po' di tempo prima di servirli. Ora trasferiamo questo in una sac à poche. Ecco qua, ho messo tutto nella mia sac à poche, punta stella, non ti preoccupare, nel box sotto al video ti metto il link sempre a tutti i prodotti che utilizzo, così ti posso aiutare anche nella realizzazione delle varie ricette in questo modo. Un appunto, ti invito ad utilizzare e cominciare a inserire nella tua cucina le sac à poche in tela, lavabili e riutilizzabili, invece di quelle usa e getta. Nel box sotto al video ti metto il link anche a dove poterle acquistare online. Come sai, questo è un argomento da tenere molto a cuore e tutti noi dobbiamo fare dei piccoli gesti di cambiamento nel nostro modo di creare rifiuti e di impatto nell'ambiente. E questo è una cosa che faccio io e che volevo condividere con te e spingerti a fare, se ti va. Allora, pronti? Iniziamo con la decorazione. Ah, tra l'altro i cupcake risultano così, quello con la carta blu e quello con la carta bianca. Ti faccio vedere, decorazione molto semplice, parto dal centro e faccio un giro su se stesso e termino. E così è come risulta il mio cupcake, semplice e bello. Te lo faccio vedere sotto un'altra angolazione, dall'alto. Punto e giro. Io non eccedo con la crema, allora considera punti, giri e poi rivai con la crema sullo stesso punto dove eri andato prima. E questo è il risultato. Lo facciamo su tutti. Già così, come vedi, i cupcake sono bellissimi. Allora, questa dose di crema basta se fai una decorazione di questo tipo. Se vuoi abbondare, ovviamente devi aggiungere molta più crema. Però questa dose che ti ho dato è giusta giusta per una decorazione così. Volendo, potremmo anche tagliare a metà il bacio in questo modo e metterlo qui. Incastrato, aspetta, lo incastro un po' più avanti qua e poi possiamo o mettere, vediamo, qui bisogna fare le prove, un cuoricino così, così è carino anche, e i nostri cuoricini rossi, che ne dici, carino, vero? Mi piace così, carino. Quindi così è come vengono i nostri cupcake. Ed ecco qui i nostri cupcake di San Valentino. Allora, cosa ne pensi? Spero che questa idea super facile ti piaccia. Ricordati che nel box sotto al video qui ti metto sempre gli strumenti utili per realizzare la ricetta, così come il nome della punta che ho utilizzato in questo caso. Trovi il box con le informazioni praticamente su tutti gli ultimi video, direi da qui all'ultimo anno e mezzo, insomma, tutti i video più recenti hanno i box informazioni con gli strumenti utili. Altra cosa, non ti dimenticare che oltre al mio canale YouTube io ho anche un blog che si chiama sempre www.unicornsweetcookies.com. E cosa c'è sul blog? Praticamente la stessa cosa che trovi qua,
con le ricette stampabili, anche lì ci sono l'elenco degli strumenti utili, curo anche il blog così che una volta visto il video tu possa diciamo anche andare alla ricetta piuttosto velocemente, semplicemente leggendo qualche dettaglio, in modo che tu possa appunto stampare tutte le istruzioni. Se non vuoi utilizzare la crema al burro al cioccolato, qui sul canale trovi la ricetta della Kami Cream al cacao, altra validissima alternativa per decorare questi cupcake, ti lascio il riferimento qui sopra e nel box sotto al video. Ma non ti dimenticare che proprio sul blog, nella home, io ho creato una sezione, adesso che è periodo di San Valentino, chiamata San Valentino, dove trovi la raccolta di tutte le ricette fatte fino ad oggi. Quindi se vuoi altri spunti trovi tutto sul mio blog, oppure anche ovviamente qui sul canale, basta scorrere tra i video vecchi. E basta, per oggi ci siamo detti tutto. Spero che questa ricetta ti sia piaciuta, come sempre fammelo sapere con un commento qui sotto e un mi piace. Io ti aspetto sempre ogni giorno anche su Instagram e su Facebook se vuoi passare per un salutino. E se passavi di qui per caso sei assolutamente benvenuto sul canale, iscriviti, attiva la campanella così non perderai nessuno dei prossimi video. È ora di salutarci, ci vediamo presto, ciao!